Da parte di Pierge e da parte di... Di Claudia. Ci siamo. Dai, questa sera siamo stati puntuali È il caldo, è il caldo. perché Non ci va di paradossalmente il stare in caldo ci casa. rende più puntuali, ci rende più attivi. No, stavo proprio dicendo con Claudia poco prima di andare in diretta che è solo lunedì e siamo già stanchissimi, non so voi, ma sinceramente. Qui a Matera il caldo ci sta cuocendo. Non so da voi che tempo fa, se si respira un po' di più. Ecco, magari scrivetecelo nei commenti se vi va di sfogarvi con noi, tipo telefono Perché noi amico, no? abbiamo bisogno di ferie. Tutti abbiamo bisogno di ferie, decisamente. Un po' di mare. Allora, vediamo un Vediamo, c'è po'. qualcuno? Allora, perché il tempo di condividere anche sul gruppo e iniziamo. E niente, stasera realizzeremo Infatti, qualcosa. se intanto vuoi parlare un po' del progetto. Io ho pensato di realizzare una piccola pochette che racconti, insomma, un momento speciale, come tanti. No, è arrivata Donatella. Ciao Donatella, buonasera. Abel. Buonasera, In Brianza Donatella. si sta bene. Veniamo tutti da te allora. La prossima diretta la facciamo dalla Brianza, dai. Ci facciamo ospitare. Tanto basta un Sì. cellulare. E infatti si fa. Ci ospiti Donatella. Ci ospiti tu. E niente, dicevo, volevo raccontare un momento speciale. E quindi ho pensato a qualcosa di piccolo, un po' di prezioso, come poteva essere una pochette con il diamante. Con le varie paginette da Ok. decorare, insomma, come vogliamo. Ne ho fatte due, una dedicata a mia figlia. Poi possiamo giocare con gli spessori perché tanto di spazio ne abbiamo. Si chiude a calamita. E questa la stavo dedicando ai miei 40. Ah, ma quindi è autobiografica la cosa. Eh sì, questa volta sì. Di solito le foto principali da scrappare sono di mia figlia, però questa volta dedico insomma un po' quello che è stato insomma il mio brindisi a quest'anta. Guarda, Claudia, poi chi ha i figli lo sa benissimo, insomma. Nel momento in cui nascono, hanno il monopolio del telefono, delle foto, dei ricordi, delle foto No, ma dentro poi casa. hai il Oramai. piacere proprio di conservare e di vivere tutti quei momenti, insomma, poi crescono e un attimo. Vabbè. No, è arrivata anche Roberta. Ciao Ciao Roberta. Roberta. Allora. Che dite? Claudia, se vuoi possiamo iniziare, vai pure. Iniziamo un po', Io spiego un dico attimo una la cosa, struttura. scusate, Sì. ho lasciato qui in piccolo dove ci sono io, insomma, c'è i prodotti che state utilizzando, poi comunque nel corso del progetto li farò vedere meglio, insomma. Qualunque domanda, qualunque cosa, noi siamo qui, scrivete pure. La parola a Claudia, allora. Perfetto. Allora, io sono partita da una semplice struttura, fondamentalmente lavorando su due misure di fustelle. Ho utilizzato la carta martellata color neve da 260 grammi.
il timbro della rosa canina. È un folder. Io ho scelto quello a pois, però potete fare voi. Ma sì, guarda Claudio, io propongo invece questo qui del Boss in Folder di Lora by Lora. Sì, Anche quello è bellissimo, mi manca, vedi? l'unica differenza è che nel tuo i puntini sono messi, i dot, insomma, sono messi in maniera molto schematica, qui è più casuale. Non so se Niente. si vede. Sì, si vede. È arrivata Cinzia, Ciao Cinzia, Antonella, ciao buonasera. Ciao Butter, Antonella, buonasera. Roberta, Roberta. ciao, scusami, non ti avevo vista. Allora, praticamente io vado a crearmi sul mio foglio 3030. La mia pattern praticamente, che sarà uno dei vincoli. Andremo a realizzare delle timbrate. Oh, scusate, ecco testata. Scusate il mal di mare. Un po' a caso. Ecco. Niente, scusate, c'è la. Si muove ancora un po'. No, tranquilla, Claudia. Faccio delle timbrate un po' a caso con i fiorellini. A riempire il foglio. E Donatella, sì, guarda, intanto comunque poi ho messo anche il link, Donatella. Ho messo anche il link, anzi adesso lo ripeto. Ok. Prendiamo le foglioline. Anche qui li andiamo a mettere un po' a caso, a riempire. Non facciamo altro che realizzare la nostra pattern. Io ho deciso di lasciarla in bianco e nero. Di lavorare proprio col colore della carta e il timbro. Voi lasciatevi guidare dalla vostra fantasia. Ma guarda Claudia, noi quando abbiamo pensato a questo tipo di timbri, abbiamo proprio chiesto espressamente a Laura Cassina, insomma, che è l'artista che le ha Oh, realizzate, bellissima. e che salutiamo peraltro, le abbiamo chiesto appositamente di fare qualcosa che funzionasse anche in bianco e nero. E funziona E è voluta da questo. benissimo. Sì. Allora, Questi intanto vi timbri ci saluto sono Silvia, bellissimi. Chiara. Allora, dicevo appunto, questo è uno dei vincoli per aggiudicarsi, insomma, il punto. Quando finite di fare praticamente la pattern, prima di tagliarla e fustellarla, fate una foto e fateci vedere
come è venuta nell'insieme. Ciao Roxana, buonasera. Altra foglia qui. Ogni tanto do una testata, scusate. Sì, non amo timbrare seduta e quindi ci do testate al telefonino. Ciao Roxana, grazie che ti ricordi di me. Ciao Roxana. Allora, nel frattempo ho messo il link dei prodotti che sta utilizzando Claudia, così potete guardarli un attimo nel dettaglio. Se invece state guardando il video su YouTube, il link lo trovate in descrizione. Vado un po' a riempire per completare. Il decoro, insomma. Guarda, lo diciamo subito, per quanto riguarda i vincoli. Come sapete, insomma, con Gioco con Marta Attacca abbiamo due tipi di vincoli, uno obbligatorio e uno opzionale. Con il vincolo obbligatorio, questa sera abbiamo pensato, insomma, insieme a Claudia, alla struttura più il pattern. Quindi il pattern di fiori e la struttura, insomma, che tra poco vedrete. Mentre come vincolo opzionale abbiamo pensato ad un diamantino, che tra poco anche lì andrete a vedere. Poi vi scrivo anche, insomma, qui nei commenti, così rimane fissato, la scadenza e il punto bonus. Tanto abbiamo tempo, non voglio Che più o meno, disturbare Claudia, sto parlando anche troppo. no, ma ci siamo. Io nel frattempo vado di timbrate. Allora. Praticamente. Perso. Li ho fatti vedere prima. Ah, sono sotto il timbro, scusate. Allora, intanto sto Praticamente. scrivendo le scadenze e il punto bonus, li trovate qui nei commenti. Quindi la normale scadenza è il 31 di agosto alle 23:59, quindi avete, diciamo, un mese di tempo. Per il punto bonus, per la velocità, avete tempo fino al 3 di agosto alle 20:30. No, scusate, 22:30, perdono. Allora, io ho utilizzato due misure, cioè utilizzando due fustelle per realizzare l'esterno della pochette e l'interno. Per l'esterno ho utilizzato questa che ha un diametro di 10 centimetri e servono 4 fustellate di carta martellata neutra, non timbrata, perché poi successivamente andrà, vabbè, non si nota forse con la luce, andrà imbossata. Ne occorrono 4 grandi. Poi altre 6, sì, 6 da 8 centimetri e mezzo. E praticamente dobbiamo fustellare questa pattern che abbiamo realizzato. In alcuni punti magari andiamo a scegliere dei pezzi che ci piacciono di più. Considerate che in ogni caso successivamente possono essere coperti da foto, quindi magari se vi piace di più un fiorellino che sbuca in un angolo piuttosto che sotto, di lato, insomma, regolatevi voi,
quando andate a fustellare. Nel frattempo Io rispondo a Roberta che ci chiedeva che se per la pattern va bene il timbro di qualsiasi fiore. Sì, Roberta, diciamo, è un pattern che lasciamo, il soggetto il protagonista del pattern lo lasciamo decidere a voi. Certo, ci fa piacere, è se uno dei utilizzate. nostri timbri. Anche Anche perché insomma la perché siamo libertà è anche per quello. anche, esatto, siamo curiosi anche di vedere queste pattern come vengono fuori, come vengono realizzate. Un timbro che Sofia, non ricordo se Sofia o Alice, chiamava la rosa carina, non rosa canina. Molto Perché è molto carina. carina. E quindi praticamente realizziamo le quattro fustellate grandi embossate, lasciate la carta neutra, e le sei fustellate dalla nostra pattern appena realizzata. Allora, togliamo queste che serviranno successivamente. Per un momento mi sembrava il gioco delle tre carte. Pattern che vince, pattern che perde. Praticamente dobbiamo realizzare la base e abbiamo bisogno di un pezzo per la base che misura, ve lo dico subito, 3 centimetri. Eh sì, per 7, 3 per 7, e ne occorrono 2, perché ne devo mettere uno esterno e uno interno. Quindi da un lato qui. Andiamo a tagliare 2 pezzi, abbiamo detto 7 per 3 centimetri. Sto facendo caso che tu hai lo smalto simile a quello che aveva Marta oggi durante la diretta dello Scrappivendolo. Il tuo forse è più sul viola Restituisci. e argento, lei invece te l'è giocata sul rosa. Aspetta, c'è un rosa particolare, bubble gum, se non vado errato, e oro invece l'aveva fatto. No, io sono andata di uno strass sul glicine. Non si Ah, vede. ok, mi sembra. Sì. No, è glicine, ok, scusa. No, non si vede Mentre argento, benissimo. però, quello che Glicine sull'annulare vedo l'argento. e brillantinato, sempre glicine. E poi Ah, i ok, no, due sembrava un po' rosa. di argento con il riflesso della luce. Sì, non ti nota. Però sto facendo la brava. Scusate se noto queste cose, ma avendo a che fare quotidianamente con voi donne, oramai inizio a notarle anche io queste cose. Nel frattempo ci tagliamo anche altri 2 pezzi che serviranno dopo, 6 centimetri per 3, 2. Claudia, poi le misure le pubblichiamo domani direttamente, facciamo un post a parte, giusto? Mi dicevi? Sì, faccio uno schema tagli come faccio di solito. Stavolta sono arrivata tardi, non ce l'ho fatta, perdonatemi. Figurati, è che ci hai abituato troppo bene, insomma. Quando si può, non è un problema. Oggi è andata un po' così. Quindi 6 per 3, 6 per 3. Ecco ordiniamo, già che è così. Adesso le ripeto tutte le misure. Cordoniamo a 1 centimetro e a 2 centimetri per creare queste alette. Adesso lo faccio e poi ve lo ripeto come misura.
Quindi 7 per 3, 7 per 3, 6 per 3, due pezzi sempre, cordonati a 1 cm e a 2 per ottenere questa C, diciamo. Non so se si vede. E poi Sì, si vede benissimo, Claudia. tagliamo l'ultimo pezzo, così voi. Elimino la taglierina, che è quello della chiusura, ed è largo 2 cm e mezzo per 10. Donatella, ti rispondo io perché Claudia ti chiedeva del perché 3 lame sulla taglierina. Quello nero è il cordonatore. Allora, il nero è il cordonatore. Cordonatore. Questa è una lama più nuova e la uso per tagliare le carte. Questa è quella, infatti l'ho segnata per non sbagliarmi, e la uso per tagliare il cartone pressato da 1 mm, 1,5 mm. Siccome per tagliare il cartone pressato la lama si rovina un po' e poi rischi di tagliare le carte e di strapparle, allora preferisco tenerle due separate. Diciamo che l'idea è di quella di far morire, tra virgolette, la lama che non taglia, facendole tagliare il cartone, le cose più spesse. Eh sì, quindi cordona a 3 cm e mezzo e a 6 e mezzo. Adesso vi ripeto le misure. 7 per 3, due pezzi, e servono per la base. 6 per 3, cordonate a 1 cm e a 2, e questo servirà per tenere, o meglio, per la rilegatura, per unire le pagine, insomma, interne. Questa invece è la chiusura e misura 10 cm per 2,5 e va cordonata a 3 cm e a 6,5 perché deve rimanere questa parte qui che è quella dei tre, corrisponde al dorso. Quindi se Io Claudia, decidete di... nel frattempo stavo scrivendo con i miei studi di dattilografia, che sono ragioniere, sarei in teoria, ho fatto dattilografia e ti stavo scrivendo subito dietro di te. Non so se ho scritto bene, spero di non aver sbagliato nulla. Per te. Oh, leggo che ci siamo. Sì, poi magari con lo schema diventa tutto più semplice. Sicuramente, io per avere Adesso giusto qualcosa di visivo da lasciare a chi ci segue. subito, esatto. Adesso praticamente prendiamo due dei cerchi più grandi, quelli da 10. Io per tenerli fermi metto appena un po' di colla al centro. Non li chiudo, non li sigillo subito perché devo inserire sul retro devo inserire la letta, su quello davanti la calamita, che farò successivamente, perché adesso dobbiamo praticamente cordonare e inserirli nella base. A me serve giusto un punto di colla per tenerli uniti, perché li cordonerò nero insieme, va bene stasera. Allora, è il caldo.
dobbiamo cordonare a 1,5 cm. Se fate fatica a capire sul cerchio praticamente dov'è 1,5 cm, io generalmente utilizzo una riga per dare la battuta. Cioè mi posiziono a 1,5, do la battuta all'1,5 e vado. Intanto un saluto a Franca e a Carla, che sono arrivate Ciao adesso, ragazze. anche se ci siamo viste e sentite con entrambe nel pomeriggio. Oh, Donatella, grazie per i complimenti, non l'ho letto. Spero che fino a qui sia tutto chiaro. Franca ti chiede a che punto siamo. Diciamo che stiamo facendo la struttura esterna della couchette. E ha creato semplicemente un pattern che poi sarà la base su cui incollare le foto. Da Questo pattern qui. questo abbiamo realizzato praticamente le pagine interne. E adesso stiamo realizzando l'esterno della pochette. Prendiamo i pezzi da 7x3 e incolliamoli alla base che abbiamo cordonato. L'aletta che si è creata. Ma questa la possiamo pure incollare volendo. Questa parte qui la possiamo pure incollare perché tanto poi non si muove. Rimane lì. Rimane incastrata tra le due basi. Andiamo a chiudere queste alette tra loro. Claudia Roberta ti chiede se hai timbrato solo un foglio di carta martellata. Credo possiamo Sì, rispondere tranquillamente. sì. Sì, anche perché, Sufficiente. Roberta, sono 6 dischi alla fine fondamentalmente che servono. Quello che ti rimane, meglio, puoi tenerlo perché si possono sempre ritagliare. Creare delle piccole decorazioni. Sì, anche Quindi non perché ti se butta avete poi anche la niente. costella, cioè questa qui, potete Esatto. tranquillamente costellarla in un secondo tempo. Io ho fatto anche delle timbrate su vellum. Sul vellum e poi fustellate. E niente, incolliamo. Prima base. Posso chiedervi se qualcuno che ci sta guardando sta realizzando la pochette insieme a Claudia, oppure tutti in un secondo tempo? O qualcuno è al mare, si sta rilassando, seguendo la nostra diretta. Oddio, al mare a quest'ora, un bagno di mezzanotte praticamente. Ci sta. Ah, noi ci siamo stati forse 10 giorni fa al mare a quest'ora. E purtroppo devo dirti che l'acqua era abbastanza freddina, nonostante la temperatura dei 35 gradi durante il giorno. Ma non pensavo. Neanche noi, infatti, siamo rimasti un po' male. Roxy, la tua spatola è nella scatola. Spedisco domani. Quindi tra un po' l'avrai anche tu. Ok.
Praticamente abbiamo incollato la prima base. Rivoltiamo la ricerchi e incolliamo l'altro rettangolo 7x3 a coprire le due alette praticamente. No, ti capisco perfettamente perché l'ultima diretta che abbiamo fatto, se non vado errato, con Lalla, anch'io cercavo di starle dietro e stavamo semplicemente, insomma, disegnando degli zentangoli e non ci sono riuscito. Quindi figuriamoci con queste, con le misure, con taglierine e cose varie. Capisco perfettamente. Si sentono delle voci, forse, giusto? Mi sa che devo chiudere la finestra. Moriamo di caldo completamente. Va No, bene. Claudia, tranquilla, non si sentiva nulla. Perché ho i vicini, probabilmente avranno gente a cena. Allora, dobbiamo inserire la chiusura, la lettera di chiusura all'interno dei due cerchi praticamente. Quindi su quello del retro andiamo a inserire la letta completamente fino a giù. E quindi riempiamo, possiamo chiudere il resto. Come questo. Allora, l'accorcio un po'. Cerchiamo di andare centrali. Ok. A filo del cerchio. Iniziamo a lavorare con le calamite. Le abbiamo già inserite nell'elenco dei materiali. Devono essere da 1 mm perché non devono fare spessore. E quindi la andiamo a inserire una all'interno così. L'altra. Aspetta è andata un po' troppo di lato. Vieni qua. Centrata? Più o meno sì. Tanto comunque andrà il nostro diamante a coprire. Ok. Claudia, ti giro intanto i complimenti di Donatella. Grazie, Dice grazie Donatella. la forma si presta ad altri progetti. Sì, Io, ti può sfidare. guarda, il primo che mi viene in mente è un tacos, non so perché, forse ho ancora fame. È ora di Un tacos. cena. Lo vedi? Ce lo vedi un tacos fatto in questa maniera? Magari con. Perché no? Dai, tirate giù qualche idea anche voi, scrivete pure cosa vi suggerisce questa forma. Io ho inserito sulla lettina, la parte esterna, l'altra calamita che corrisponde con quella che abbiamo incastrato dentro. Tanto poi, ta-da! Andiamo a.
le sto facendo fuori tutte, a recuperare il nostro gioiello. Ce Tanto l'abbiamo rischiabile. tutti, delle nuvo drops, delle nuvo vecchie. Anche E perché noi cosa ci fai prendiamo. con il gioiello? Lo metti in un Beh, progetto. è giusto. Intanto un saluto a Daniela che si è collegata solo adesso. E iniziano a venire fuori alcune idee, insomma. C'è Roxana che sulla scia del cibo dice la piadina, che è la sua. Un'ostrica anche Daniela. Stondo un attimo. E anche un viso di un gingerbread. Gerarda, complimenti. Vabbè, Gerarda le pensa, le vengono in mente delle cose bellissime. Adesso sono curiosa di vedere tutte le vostre pattern. Anche una conchiglia, effettivamente. Sì, con una perla magari al posto del diamante ci sta perfettamente. Ok. Anche perché togliere il diamante alla nuvo ha una doppia funzione, perché mi aiuta a tenere la testa in giù. Ho la scusa per toglierle. Vabbè, ma dai, ma noi abbiamo realizzato apposta il reginuvo, quindi se No, no, ma io invece lasciamo parlo. il diamante al suo posto c'è il reginuvo, che va bene anche per drop. Scusa se faccio un po' di pubblicità ai nostri No, no, prodotti. è giusto, hai ragione. Allora, adesso no. Prendiamo. Cioè, un cestino portafiori, perfetto, è vero. Ho anche delle nacchere, qui siamo proprio originalissimi con Daniela. Allora, adesso dobbiamo prendere le pattern. Vanno accoppiate fronte e retro. Io le taglio tutte insieme in modo che il taglio viene a tutte uguali. Però per fare il taglio unico, io sfrutto il mio ultimo regalo appena arrivato, fresco fresco. Che non entra neanche sull'inquadratura. È enorme, ma è bellissimo. È rosa come le unghie. Questo è un regalo delle mie amiche Scrappe per il mio 40° compleanno. Qualcuno ne sa qualcosa? Che qualcuno è No, collegato. no, no, io non ho Tu messo nulla. non ne sai nulla. Vero. Non me l'hai neanche spedita. No, non mi risulta. Allora, taglio dal lato che praticamente per me sarà il lato basso che andrà incollato, elimino 1 cm. Quindi. Che soddisfazione. Tac. Guarda, una domanda che mi fanno spesso per quanto riguarda la ghigliottina, effettivamente, è quanti fogli taglia contemporaneamente? In questo caso tu ne hai tagliati. Io ne ho tagliati ben 6 da 260 grammi. Non ho fatto la prova con degli spessori maggiori. Ci devo provare. Però è fantastica. Qui nel frattempo mi è crollato, aspetta, il bottoncino. Dai lì. Buonasera anche ad Elena, che si è collegata in questo momento. Ciao Elena. Allora, praticamente andiamo a realizzare per la rilegatura. Unendo le due alette centrali così. Buonasera Monia, visto che sei entrata ora. Eccoci
Quindi niente, adesso andiamo ad attaccare incastrando le singole alette tra le due pattern, fronte e retro. E Daniela, certo che puoi dirlo che abbia un riattaccolla. Certo. Infatti io non ho nominato più la Nuvo perché da quando ho conosciuto la taccolla non la lascio più. A parte non finisce mai. 100 millilitri, sì. Qui andiamo a incollare. Ha un'ottima In realtà tenuta. qualche giorno fa è finito il bundle, che c'è l'offerta con di tre flaconi con il Macchi Attack, cioè con il Reggi Flacone, e era disponibile a brevissimo, insomma. Adesso abbiamo solamente quelle scuse, trovate nello shop. Che dobbiamo fare scorta. È una delle cose che io amo mettere negli swap. Chi ha avuto modo di ricevere un mio swap, tipo calendario dell'avvento, è una cosa che io apprezzo regalare. Perché comunque immagino che sia una cosa indispensabile. Beh, i materiali di consumo effettivamente sono sempre graditi, insomma, servono sempre. Poi magari non tutti la conoscono, quindi è anche un modo per farla conoscere. Perché cioè, per me lo swap in quel caso è anche condividere un'ottima esperienza con un prodotto. E farlo conoscere magari ad un'amica. Eh Eh sì, dai, darsi delle dritte a vicenda. sì. Nel frattempo ci sono domande, è tutto chiaro? Sì, mi sembra, insomma, Se qualcosa molto non è chiaro, chiaro. insomma, fermatemi. Io ho il terrore che il telefono, con sto caldo, vada in surriscaldamento. Fine delle scorse due dirette, effettivamente è successo. Perché c'è qui non so quanti gradi ci stanno, ma si muore. Diciamo che alla fine ci siamo. Siamo arrivati. Sì, una cosa che non abbiamo detto, questa è una diretta, abbiamo cercato di fare una diretta un po' più corta, insomma, rispetto alle altre. Viste anche le temperature, insomma, tutto Non sommato. vi vogliamo far sudare più del normale. Dai, è un progetto semplice. Avete comunque un mese di tempo per realizzarlo. Anche se siete in ferie, insomma, appena rientrate, avete sempre il tempo per realizzarlo. Dai. Intanto rispondo a Daniela che chiedeva delle alette e delle pagine, se le hai fatte a mano o hai usato la fustella di Modascrap. E no, le alette sono fatte a mano, sono nella prima parte del video, Daniela. Poi, una volta finita la diretta, rimarrà nel gruppo e lo caricherò anche su YouTube. Vedrai, nei primi 20 minuti all'incirca le trovi lì, le alette. Sì, incolliamo praticamente la base che abbiamo realizzato del mini interno al centro. Claudio, c'è stata un'eclisse per un momento dei tuoi capelli nell'inquadratura. No, Oh, scusate, io figurati. ciuffo. Cercavo di guardare bene e niente.
praticamente la struttura è fatta. Io poi, vabbè, inizialmente l'ho decorata esternamente per i miei 40 anni, come dicevo, conservo alcune particolari di quella giornata lì. Benvenuto negli Anta. Questo, per esempio, l'ho realizzato per mia figlia. Insomma, vi potete sfiziare un po' anche con gli spessori, perché comunque avete Certo, un tipo dentro una pagina, centimetro. tra una pagina o l'altra, sì, infatti notavo che c'è proprio un centimetro, quindi possiamo andarci veramente larghi Sì, nel tipo qui ho giocare con gli spessori. utilizzato una rete per decorare, le foto sono spessorate. Vi Vuoi potete avvicinare un sfiziare un pochino po'. le... Claudia, ti dispiace avvicinare un pochino la telecamera, soprattutto quella rete, che era molto interessante. Penso che piacerà un po' a tutti. Bellissima come idea. Diciamo che si ricicla tutto, anche la piuma, non so se si vede. È vero la piuma? No, no, sono gli avanzi delle piume dei Cavalieri della Bruna che utilizzo per gli elmi. Ah, ok. Delle perle, insomma, ci si può sfiziare un po' come vogliamo. La foto tutta intera e quindi fustelliamo la foto quanto praticamente è la pattern e la andiamo quasi a coprire. Oppure possiamo giocare con una mezza luna magari tagliata e poi inserite delle foglie. Insomma, una foto più piccolina. Che potete sfiziare. Perché sono tutte diverse, però sono comunque tutte omogenee, stanno Sì. benissimo nell'insieme. Niente. A questo punto vi direi sfiziatevi un po' e siamo curiosi di vedere le vostre interpretazioni. Assolutamente. Domani metteremo anche l'album nel gruppo, nella pagina, come sempre. Tanto ti giri Ricordate. complimenti, un po' di complimenti che ti stanno facendo. Beh, comunque li stai vedendo anche tu i commenti, quindi. Grazie a tutte. Adesso che non sto guardando più sulle misure, inizio a leggere qualcosina anch'io. Grazie a tutte. Mi fa piacere che, insomma, che vi sia piaciuto. Un'idea semplice e sfiziosa da poter utilizzare, insomma, per qualsiasi occasione. Gerarda, mi hai Allora, anticipato, sì. stavo proprio per dirlo, infatti. Allora, abbiamo come vincolo obbligatorio la struttura e un pattern assieme, quindi due elementi obbligatori. Il pattern non necessariamente con il timbro che ha usato Claudia, fate voi. E poi come vincolo opzionale, quindi per il punto in più, per avere un punto in più, il diamante. Diciamo questa finezza, vi chiediamo di sacrificare un diamante della linea Nubo o anche un altro, non necessariamente proprio quello della Nubo, un diamante, diciamo. Un bottone che dia insomma questa brillantezza del diamante. Ok. Direi, Ah, ok. ricordatevi di fare la foto prima la pattern completa prima di tagliarla. Sì, Gerarda, guarda, una pattern realizzata con i timbri. Ci siamo allora. Altre Direi. domande? Altrimenti passerei ai saluti finali. Qualsiasi domanda scrivetemi, non vi fate problemi. Qualsiasi dubbio, insomma, io comunque domani vi faccio avere lo schema dei tagli con le misure, insomma, tutte scritte per bene. Così se a qualcuno è scappato qualcosa.
Sì, poi ripetiamo anche domani, magari. Ok, Sì. allora Claudia, grazie, grazie mille come sempre. Progetto delizioso, chiaro, lineare. Ah, ecco una domanda al volo. Diametro dei cerchi pagine. È vero, forse non Allora, l'abbiamo detto. Grazie, sì, no, l'ho Rossi. detto prima. Ah, ecco, come l'ho Allora, detto. io ho utilizzato la fustella da 10 centimetri per l'esterno e per le pagine interne ho utilizzato una fustella da 8 centimetri e mezzo. Quindi 10 centimetri e 8 centimetri e mezzo. Ok. Altri complimenti che arrivano, altri cuoricini. Grazie, grazie a tutte. Mi fa piacere, insomma, che vi sia piaciuto. Allora, io intanto vi metto in grande anche i prodotti. Poi ho messo diverse volte nel corso della diretta il link con i il prodotto contenitore, ve li faccio rivedere, quindi un embossing folder di Lora Belora con i puntini random, dei semplicissimi cerchi con buonissimo rapporto qualità-prezzo della Crealize e il nostro timbro e fustella abbinata della Rosa Canina. Ah, dimenticavo anche la carta martellata, la base di tutto, la carta martellata da 2,60 color neve. Ok. Grazie mille, di nuovo grazie Claudia, grazie a tutti per averci Grazie a seguiti. voi. Ci vediamo domani nel gruppo con la diretta. La diretta rimarrà insomma nel gruppo, poi metterò anche il video su YouTube e girerò anche il link, prodotto contenitore, misure e quant'altro, come sempre. Grazie allora e Grazie a buona tutti. giornata, buon proseguimento a tutti voi. Alla Ciao. prossima. Alla prossima, ciao! Ciao.